Boris 4, quasi 20 anni fa avete fatto saltare letteralmente gli schemi al cinema italiano, oggi fate saltare gli algoritmi, come ci siete riusciti? Intanto Cipriano che Sì, 13 vent'anni anni fa. fa. No, Arrotondato, voglio dire. arrotondato. Mi ha arrotondato di parecchio, però. Vabbè. Ruzzoliaste si dice in Sicilia. E poi non è detto che non siano gli algoritmi a far saltare noi, diciamo. Quelli non scherzano. No, però insomma, abbiamo iniziato a prendere le misure, Degli forse, algoritmi. sì, degli algoritmi. Io no, lui è No. giovane, io no. C'è una frase molto, molto, molto bella, mi sembra che la dica Catania. Il vostro mestiere è sorprendere. Cosa vi ha sorpreso a voi di Boris 4? A Quattro. noi che non l'abbiamo visto, non lo so. Nulla. Forse Paolo l'ha visto, sì, Vabbè, però facendolo, dai, ci ha sorpreso nella scrittura il coraggio che hanno messo nel saper parlare alle piattaforme così come parlavano alla rete del dottor Cane. Questo Certo. è stato abbastanza forte. Mi ha sorpreso anche come la piattaforma che ci ospita, cioè Disney, abbia accettato e anzi aiutato tutto questo. O forse no, questo non ci ha sorpreso perché era la cosa più importante di questo racconto e forse anche la fonte del suo successo. A me, basandomi sulle sceneggiature, mi ha sorpreso effettivamente la velocità con cui risulta già credibile dopo qualche pagina che lo stesso gruppo di improbabili Deficienti. persone deficienti si ritrovino in una situazione completamente diversa da 10 anni prima. E questo è anche una cosa molto italiana, come direbbe Sermonti, no? Cioè che anche nella realtà tu vedi delle persone che erano poco credibili 20 anni fa e che sono parimenti poco credibili oggi in una situazione completamente diversa dove loro si sentono completamente a loro agio, ovviamente. L'universo di Boris ci mostra in maniera forse esasperata, forse non so, edulcorata, alcune realtà, no? Del set televisivi, cinematografici, eccetera. Ecco, questo vi ha aiutato a voi a prendere delle distanze forse un pochino più leggere, un pochino più libere verso il vostro lavoro? Già ce l'avevamo prima, se no, non so, se no quest'ora facevamo un altro mestiere. Per voi? C'è il pelo sullo stomaco, eh? Sì, ecco, io da loro, per esempio, ho appreso il pelo su cosa vuol dire avere pelo sullo stomaco, ecco, e mi è servito anche in altri lavori. Non so se esiste fra voi una chat di gruppo su WhatsApp, comunque la prima cosa che vi siete detti quando effettivamente dopo 12 anni si fa Boris 4, si fa Boris 4, effettivamente poi era ufficiale, era realtà, che vi siete detti? Guarda, non c'è stato un giorno preciso perché come tutte le cose che riguardano Boris, l'attesa negli anni è stata talmente tanta che poi è Ogni stato come tanto un usciva, ogni tanto centellinare dei uscivano sì, che poi dichiarazioni. sì, però comunque forse sì, abbiamo scritto, ma adesso ci fermiamo perché vogliamo capire che ancora. E quindi è stato un lento stillicidio che poi per fortuna ha avuto un Il coronamento giorno positivo. in cui io ho detto si fa è stato quando c'era una dichiarazione di Lorenzo Miari su Sì, Sì, che però da lì è tra l'altro partita. non ne Stata sapevamo poi. nulla, Noi quindi sono già partiti dei sentivamo messaggetti di ogni parlare. genere, ovviamente. Col sì, forse ci siamo pure detti, ma siamo sicuri? Forse ce lo siamo chiesto ognuno di noi, no? Lo vogliamo proprio fare Col per giusto forza? rispetto è stata una sorta di via crucis, col giusto rispetto, per Sì, per restare in tema poi. restare in tema del Boris 4, sì. Grazie, grazie, Grazie. grazie, grazie.